My friend, benvenuti sul mio canale. Come state? Per chi non mi conoscesse, io sono Giordana e oggi vi devo parlare di questo individuo. Ma prima di parlarvi di questa persona, vi devo dire alcune cose. Allora, la prima cosa è che sto partecipando a un contest, bla 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 bla. Vi romperò le scatole con questa storia per tutto il mese, quindi mi fareste davvero un favore enorme se mi votate. Dovete mettere mi piace al post, vi lascio il link sotto nell'info box. Oggi sono qui per parlarvi di Justin. Mi chiederete perché? Perché devi parlarmi di Justin Bieber? A me non interessa niente di Justin Bieber. Se non vi interessa niente di Justin Bieber, potete andare tranquilli, non mi offendo. E ci vediamo al prossimo video. Chi invece è interessato può rimanere. Sono qui per parlare di lui, perché quando ho fatto la Ask Giordana, tra le domande c'era una domanda di una personcina di nome Edoardo che mi ha chiesto: da quando e perché ti sei innamorata di Justin, tuo figlio, e perché lo continui ad ammirare? Ciao Gio, continua così. Allora, oggi saluto solo Edoardo, perché sono qui principalmente per rispondere alla tua domanda. Però c'era da così tanto da dire che dovevo fare per forza un video. E con alcuni di voi praticamente sono diventata amica, con alcuni di voi grazie magari a Snapchat, Instagram, Facebook, ci sentiamo praticamente tutti i giorni e sono io la prima a voler essere vostra amica, quindi grazie a tutti. Perché Justin Bieber è mio figlio? Justin, glielo vuoi spiegare tu o glielo devo spiegare io? Dai, dai, dillo! Non fare il timido, Justin! Ok, non ce la fa a parlare davanti a voi, quindi parlerò soltanto io. Perché per quanto gli voglio bene, non dico che è mio marito, il mio fidanzato, è direttamente mio figlio, per quanto bene gli voglia. Adesso vi racconterò un po' come sono diventata fan di Justin e sono anche arrivata al punto che mi sono fatta questo tatuaggio, Porpius, che è il suo ultimo album, sia per motivi personali, perché mi piaceva questa parola, ma anche per lui. Io sono diventata fan di Justin perché a causa di un'amica mia di nome Noemi. Stavamo in gita, io avevo un giornaletto e lei mi fa: Giordana, quando hai finito di leggere il giornaletto mi puoi ritagliare la foto di Justin? E io: ma chi è questo Justin? Quindi quando sono tornata a casa sono andata su internet e ho ascoltato delle canzoni. La prima canzone che ho ascoltato è Love Me, quella che fa love me, say that you love me. Vabbè sì, insomma, quella là. Poi ho ascoltato Baby, che non mi piaceva per niente. E poi ho ascoltato One Time. Ascoltata One Time, io ho preso in automatico la Bieber Fever. E da lì è iniziato il disagio più totale. Fatto sta che io in secondo liceo ho preso una nota perché stavo leggendo il libro di Justin Bieber. Non sto scherzando, c'era tipo, durante la lezione di italiano il professore spiegava, io leggevo il libro di Justin Bieber con Noemi. Io da lì l'ho iniziato a seguire ogni volta, mi sono fatta anche Twitter soltanto per lui e mi ricordo che me l'avevo appena creato, avevo fatto questa super lettera. Poi mi sono resa conto che ogni tipo secondo gli scrivono 50 persone e quindi lui non l'avrebbe mai visto. Poi sono andata a vederlo a Milano nel 2011, un casino per andare a quel concerto, però alla fine io stavo lì con mio fratello e mi ricordo che lui girava all'interno del palazzetto quando cantava My favorite, my favorite, my favorite girl. Sì, stava dentro questo cuore di metallo, girava, girava e io che stavo tipo nel secondo anello, io urlavo Justin nella speranza che lui mi guardasse, ma no. No, Giordana, era impossibile che ti guardava. Cioè, era impossibile che in qualche modo ti avrebbe visto. Accettalo. Poi sono andata al concerto del 2013, dove ho preso anche il pezzo della maglietta di Justin Bieber, che voi mi avete chiesto un sacco di persone: ma come l'hai presa? L'ho presa in una maniera molto molto semplice. Lui ha lanciato questa maglietta in mezzo al concerto. Alla fine del concerto, visto che io stavo in prima fila, stavo proprio attaccata alla transenna, ti ho chiesto una ragazza che ancora lo stava, tipo stavo strappando questa maglietta con i denti, e scusate che mi potete dare un pezzettino. Una ragazza mi ha dato un pezzettino, tanto così. E vabbè, però quel concerto è stato super bello, è stato, cioè ho passato una giornata di merda ragazzi, ma veramente di merda, ma poi sono stata là, là sotto, soddisfazioni, e ho pianto soltanto quando ho toccato la transenna. Mi ricordo ancora che ho chiamato mio papà, tipo: papà, ce l'ho fatta! E mio papà, la prima cosa che mi ha detto è: Giordana, non fare la pazza. Quando stavo là, io avevo questa bandiera, avevo una bandiera dell'Italia, e la sventolavo in continuazione. E cosa succede? Grazie a questa bandiera, quando Justin stava cantando Ini, Ini, Mani, Mo, Justin mi guarda, tipo, e mi ha guardato per un secondo e mi ha guardato. Mi chiederete perché sono così ossessionata da lui. E io in realtà non ve lo so dire, nel senso, non mi sono mai affezionata a un artista così tanto.
E la prima e unica volta è... tutta la mia famiglia è coinvolta in questo mio disagio. Mio papà, quando sono ritornata dal concerto di Bologna, mi ha portato questa maglietta. Quando sono stata in America, tipo i miei parenti, quando siamo andati tipo a Los Angeles, mi hanno detto che avevano cercato se c'erano dei concerti o qualche modo tipo per incontrarlo. Quando sono stata invece a Toronto, tipo mio zio, mi stavo riaccompagnando all'aeroporto perché io dovevo partire. Madonna, ma lo sai che tipo io una volta sono stata nello stesso hotel di Justin? Io completamente tipo triste. Così lui mi dice una cosa del genere, che stavo nell'hotel con lui, cioè io tipo what? E niente, però poi magari vi racconterò meglio la storia di mio zio nello stesso hotel di Justin, e poi magari ve lo racconterò meglio. E detto questo, l'altro video è giunto al termine. Spero seriamente che questo video vi sia piaciuto. Questo è il mio disagio, questa sono io e questo è mio figlio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciateci a tutti e due un bel pollice in su. Se ancora non siete iscritti, lo dice anche Justin, iscrivetevi. E niente, penso il video è tutto, quindi vi posso lasciare andare. E io e te, sì, proprio tu che stai guardando questi video, proprio tu. Ci vediamo al prossimo video.